questo appuntamento con Inside Aquila, l'approfondimento che vi accompagna dietro le quinte della stagione della Dolomiti Energia Trentino, vi parleremo del record di vittorie consecutive in Serie A stabilito dalla formazione bianconera, del career high siglato da Filippo Valdirossi a Reggio Emilia. Analizzeremo i miglioramenti dell'attacco bianconero con l'assistant coach Vincenzo Cavazzani. Accompagneremo Beto Gomes a fare lezione di basket, ma anche di vita, all'Istituto Don Milani di Rovereto. Testeremo la conoscenza dell'italiano di Devin Marble e Aaron Kraft. Dopo aver allungato la propria striscia vincente passando sia a Capodorlando che a Reggio Emilia, la Dolomiti Energia ha infilato anche il sesto successo consecutivo battendo Caserta. Mai nella sua storia Aquila Basket era riuscita in una simile impresa. Merito della straordinaria solidità difensiva dimostrata in questo girone di ritorno da Forrai e compagni, e merito anche degli aggiustamenti operati in corsa dal general manager Salvatore Trainotti con gli innesti di Dominic Sutton e Devin Marble. E stiamo attraversando un buon momento fisico, tecnicamente stiamo crescendo, trovando gli automatismi dopo l'arrivo dei due ragazzi nuovi, e poi le vittorie danno fiducia, danno confidenza, danno autostima, e questo consente di fare prestazioni come quella contro Caserta, in cui magari in un momento di difficoltà della partita, nel secondo tempo, siamo comunque riusciti a ritrovare il bandolo della matassa e a vincere la partita. Per dare continuità a questo momento bisogna lavorare, l'unica ricetta è quella. I risultati sono figli di prestazioni, le prestazioni sono figlie del lavoro che fai durante la settimana. Ora le squadre stanno prendendo le misure su di noi, abbiamo un nostro sistema, abbiamo una nostra identità, l'abbiamo visto anche contro Caserta, l'abbiamo visto a Reggio Emilia, le squadre cominciano a preparare le partite, noi dobbiamo essere bravi a non fermarci, a non accontentarci. Lavorare sui nostri punti deboli e esaltando i nostri punti di forza, in questo momento secondo me sono tanti. Ma i nuovi innesti in realtà sono andati ad esaltare delle caratteristiche. Noi l'avevamo detto a dicembre, avevamo osservato la squadra nei momenti buoni e dove la squadra riusciva a esprimere la migliore pallacanestro. Abbiamo capito che con più atletismo e con un pizzico di creatività la squadra avrebbe potuto trovare dei vantaggi e soprattutto trovare quella chimica che nella prima parte del campionato c'era mancata. Quindi sicuramente l'arrivo di Marble e di Sutton ha permesso di mettere le caselline tutte al posto giusto e trovare quella fisicità e quell'aggressività con la quale riusciamo a fare le cose. Poi ovviamente avere due giocatori con l'ambizione, la voglia di fare bene come appunto Marble e Sutton è un valore aggiunto anche in termini poi di qualità che riusciamo a mettere in campo. Ritornato nella fatal Reggio Emilia a 12 mesi dall'infortunio che lo ha poi tenuto lontano dai campi per 7 mesi, Valdirossi ha strapazzato il suo career high segnando 26 punti e guidando Trento al successo sulla Grissin Bonn. Ripercorriamo con Filippo la strada che da Reggio Emilia lo ha riportato a Reggio Emilia un anno dopo. Sicuramente ci tenevo a far bene, visto che a un anno di distanza purtroppo avevo rimediato un brutto infortunio su quel campo lì in una partita di Eurocup, e quindi sicuramente dopo un anno ripresentarmi lì, diciamo dopo un segno della croce all'ingresso del palazzetto, ci tenevo a far vedere che stavo bene. C'è stata poi anche la partnership con Reggio Emilia per il fatto della ricostruzione del mio crociato, che mi ha assistito il loro ortopedico, il professor Rocchi. E quindi niente, sicuramente io personalmente ci tenevo a far bene e con la squadra volevamo fare una bellissima partita, perché abbiamo avuto quattro partite difficili nel girone di ritorno con una nuova squadra, con due nuovi ingressi, e quindi volevamo far bene e presentarci su un campo molto difficile dove non eravamo mai riusciti a vincere. E niente, siamo arrivati lì concentrati, dove i primi due quarti non siamo riusciti a impostare il nostro ritmo partita e quindi c'è stato da soffrire, però nel terzo quarto con la nostra impronta difensiva siamo riusciti a portare una partita incredibile sui nostri binari, ecco.
siamo riusciti a trovare i loro punti deboli col fatto che sono sempre stato marcato dai numeri 5, quindi riesco a sfruttare sempre questa doppia dimensione allargando il campo. Però devo dire che abbiamo avuto sempre il giusto tempismo per i passaggi nei miei confronti. Però non vorrei essere arrivato, diciamo, alla partita migliore della mia vita, non vorrei che fosse quella, sicuramente rimarrà negli annali per me, però vorrei che da lì portare avanti le cose importanti, che non è soltanto la parte offensiva ma anche la parte difensiva. Se nel girone di ritorno Trento si sta confermando per distacco la miglior difesa della Serie A, questo non significa che il suo attacco non stia crescendo di pari passo. Per capire quanto il team bianconero stia migliorando nella metà campo offensiva, parliamo dell'importanza di creare vantaggi nel gioco d'attacco con Vincenzo Cavazzano. Allora, riguardo sempre al discorso del mantenere vantaggio, e un vantaggio acquisito su cui abbiamo lavorato col nuovo assetto della squadra nel girone di ritorno. Qui c'è proprio una clip che sintetizza un po' il lavoro che stiamo facendo, per cui coinvolgere i nostri lunghi per cercare di attirare l'attenzione della difesa avversaria e poi riuscire a piazzare dei blocchi, che in questo caso si chiama blocco cieco, dove talvolta la comunicazione dei difensori non è proprio così attenta, e questo ci permette di avere vantaggio proprio da un blocco cieco. Altro ottimo esempio di situazione di mantenere il vantaggio lo si ha dalle penetrazioni. Abbiamo la fortuna di avere due giocatori come Aaron Kraft e adesso Marble, che sono due ottimi giocatori di uno contro uno, che riescono a creare sia per loro stessi ma sia per i compagni. E quindi abbiamo un chiaro esempio con la penetrazione sul fondo molto verticale di Aaron Kraft, che fa collassare la difesa ma non permette, perché la penetrazione è talmente verticale, non permette la giusta rotazione, e sull'aiuto che vediamo qua del difensore dal lato debole si apre uno spazio molto evidente per lo scarico a Marble, che va a concludere con questa schiacciata. Qui creiamo una situazione di blocco sulla palla per avere il vantaggio di un piccolo contro un lungo che generalmente è molto più lento, e qui Aaron riesce a battere il 5 avversario, fa collassare completamente tutta la difesa, e la spaziatura in angolo di Beto e nella posizione centrale in top di Flaccadori, posizionati benissimo, permette allo scarico fuori di Kraft e di avere questa situazione di grande vantaggio per avere un tiro ad altissima percentuale. Per un ragazzo cresciuto in un'isola in mezzo all'Oceano Atlantico, giocare per tanti anni in città di montagna non deve essere semplice. Beto Gomes, però, è una persona speciale. Scopriamo quanto nel corso della mattinata trascorsa a Rovereto con i ragazzi del Don Milani nell'ambito del progetto Scuola Aquilotto. I started playing basketball in Cape Verde when I was 12 years old, and then when I was 16, 17, I moved to Portugal to experience something new, and I did some workouts with a team in Portugal, and they liked me, and I stayed there. And the curious thing, after the Portugal, I always play in countries with big mountains like Trento. So for me, being in Trento right now is kind of familiar, and I like it because this big mountains is very beautiful. I enjoy like on the free days to go to the mountain and walk a little bit with my family, because I'm lucky because my wife and my daughter like this too. So I'm glad to be here. And today I'm going to the school to talk with the kids, because I think it's important, because the kids are the future of the basketball, basically. And just going to talk to them and let them know what's important for them to know if they want to achieve a dream. Finché
che sono gli stranieri della Dolomiti Energia a parlare con gli studenti trentini in inglese, tutto bene. Ma che succede se sono Kraft e Marble a doversi cimentare con il test di italiano preparato per loro dai ragazzi dell'Arcivescovile? Per questo episodio di Inside Aquila è tutto. Segnatevi sul calendario sabato 18 marzo, con l'anticipo della ottava di ritorno che vedrà la Dolomiti Energia ospitare Pistoia dopo aver affrontato la trasferta di Torino, e poi gustatevi le azioni più spettacolari delle ultime settimane in bianconero. Quattro punticini da amministrare, Valdirossi di carattere! Bomba! Valdirossi gli ha strappato anche questo pallone, davvero straordinario Pilo che poi si prende il tiro da tre punti! Bomba! E fatto alzare più di un sopracciglio, intanto Forrai!